Come si chiama? Boh. Ci siamo, avete aspettato il terzo video di Valencia, ne avete visti già due, ma è il terzo quello bello, avete visto la paella più buona del mondo, lo zoo park, avete visto insomma Valencia, ma nel terzo vedrete un full day of cheating, cioè oggi magno e basta, fine. Valerie sta facendo un follower control my life e quindi i suoi follower ci hanno detto di fare la colazione tipica valenziana. Quindi, come iniziamo questa colazione? Un toast per un po' di proteine, stessa cosa del mio croissant. Poi abbiamo preso Partons, è un cornetto semplice vuoto, e dell'orzata che sarebbe orciata qui a Valencia. In poche parole si fa così, si prende il partons, si inzuppa l'orciata. Wow, non è malissimo. Meglio il latte, eh? Meglio il cornetto con latte. Croissant. Buono. Il formaggio. Ma cosa sono queste cose? La curiosità di provarla era troppa. Ho preso anche un'impanadilla di carne. Era meglio quella del primo giorno. Dopodiché si assaggia questa cosa di cui non so la provenienza, non so niente. Non mi piace, te lo regalo. Codesta cosa è bocciata. Via. Ho scoperto che questo parco prima era il letto di un fiume, ma essendo che sta ripava sempre, hanno deciso di prosciugarlo e hanno deciso di farci un parco invece dedicato allo sport. Ci sta il bioparco, ci sono tutti i parchi attrezzati per qualsiasi tipo di sport, come ho detto nell'altro video, e in più è tutto architettato bene, cioè molto molto artistico. Visto che comunque voglio mangiare tanto oggi, mi farò ogni volta che trovo delle sbarre 100 razioni, così a caso, 100 razioni. Non so nemmeno più da quante ore cammino. Ho fame. Ci siamo fermati al centro commerciale semplicemente perché abbiamo fame, è tardi e sia l'oceanografico è qui dietro. Il problema è che la spiaggia è a 50 minuti, quindi raggiungere la spiaggia e mangiare lì sarebbe stato molto molto complicato. Io ho fame adesso e voglio mangiare ora. C'è un buffet mediterraneo che c'è scritto che costa davvero poco, ma non sappiamo se puoi davvero ordinare tutto, cioè prendere tutto al buffet o no. Ok, alla fine è davvero tutto all you can eat, c'è il classico all you can eat, c'è la paella, tanti tipi di paella, questa è quella con lo spaghetto. Come primo piatto di antipasto mi sono fatto la caprese, sarebbe questa mozzarella e pomodoro, questa del pomodoro su del pane, salame su del pane, insalatina di polipi e degli anelli di calamaro fritto. Tu? Insalata. Carciofini, insalata, pane e una cosa di carne. Intanto assaggiamo la mia cosa preferita, il pane. Questo è un posto in mare, quindi tecnicamente i calamari fritti sono buoni. Sono un po' gommosi, ma sono buoni. Ah sì, c'era anche il pane col chorizo, che è il sale piccante. Come secondo piatto ho ripreso questo che era troppo buono, la paella, quella con gli spaghettini. Lei ha provato entrambi i tipi di paella e poi dell'arrosto. Buono. Gli spaghettini sono di casa. Madonna. Il pesce non è male, eh. Cioè qui il pesce è sempre buonino. E ora assaggiamo questa carne di dubbia provenienza. È una costina. Una salsa barbecue, insomma. Ho preso il dolce, mi sono preso due fette di cioccolata non so cosa. Che cos'è quella? Credo cioccolata, basta. Ok, questa non vedere cosa sia, questa è una gelatinosa, questa è un'altra torta con gelatinosa sopra e questo non so cosa sia, è suo, te lo regalo. Si chiama la torta al cioccolato. È molto cioccolato, è buonissimo cioccolato, la cosa più cioccolatosa che esista. Facciamo questo coso qui, che non ho idea di cosa sia. È una crema sopra, è buona, tipo panna e crema. Sembra Kinder Pinguino.
Quanti voi hanno mai provato questo gioco? Cioè, questo qui l'avete provato tutti. Ma questo qui curvo? Ti dimostrerò cosa significa essere un atleta a 360 gradi. No, ma sei scema. Con i piedi lo dico troppo scarso, no? Guarda con le mani. Allora, abbiamo preso il taxi e siamo arrivati qui sulla spiaggia. In un quarto d'ora di taxi abbiamo speso 6 euro. Penso la cosa più economica qui sia il taxi. Perché fino adesso l'abbiamo preso e abbiamo camminato? Per aumentare il nostro NIT. NIT sarebbe quando cammino il consumo calorico. NIT non è il tuo. Questa cosa fa proprio schifo. C'è una nuova challenge in atto. Devo arrivare da qui fino all'acqua. È lì? È lontana. Lo direi, come ci devo arrivare? Così? Ci si. Via. No. Vai, vai. Two towers years later. Una persona, aiuto! Pure la precedenza, ragazzi. Ecco chi si va a suicidare. Abbiamo trovato qualcosa che può somigliare a qualcosa per fare delle trazioni, quindi altre 50 pull up. Sono passato davanti a questa pasticceria e ho visto quei cosi lì, ne voglio uno. Ma è una sorta di maritozzo spagnolo. Molto zuccherato. È più favoloso, tipo cornetto. Direi che forse il maritozzo romano è più buono. Anzi, oh buono. Come si chiama? Boh. Se dovessi dare una classifica a quello che ho mangiato oggi, al cibo, questa arriverebbe proprio in prima posizione. Seguendo i sondaggi che sta facendo Valerie su Instagram, che oggi stava facendo un suo video follower control my life, cioè lei ha fatto scegliere tra gelato e aperitivo con la sangria. Hanno scelto, perché sono i suoi follower, non i miei, hanno scelto la sangria, quindi ora proviamo la sangria. Io e qualsiasi tipologia di alcol non andiamo d'accordo. Ti piace la sangria? Più o meno. A me non piace. No, confermo che non mi piace. È arrivato qualcosa di veramente bello. 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 Brutto. Bello. Qua sono più buoni quell'altro giorno, sa. Sì, però mancano di formaggio, secondo me. Domani diventerà una botte. Ho tipo 10 minuti che mangiamo e non finisce. È la porzione di nachos più grande che abbiamo visto. A cena non abbiamo mangiato, non avevamo fame. Vero. Però ora ho un pochino un buco allo stomaco. Voglio vedere se c'è qualcosa che mi piace e la mangio, se no non mangio. Siamo venuti da Five Guys, solo che avrei voluto mangiare il panino, però lei mi ha detto il milkshake è buonissimo, quindi volevo provare il milkshake. Non avevo voglia di prendere sia panino che milkshake, quindi mi accontento solo del milkshake. Via via. Oreo. Ma che è? Oreo e burro d'arachidi. È buonissimo, ma che cos'è? Ma Five Guys sta anche a Milano? Credo di sì. Ci trasferiamo a Milano? Credo di sì. È buonissimo. È una degna conclusione di questa giornata. Magna, abbiamo mangiato. Ci siamo divertiti. Magna, soprattutto abbiamo mangiato. Spero che vi sia da là. Spero vi siate intrattenuti con questo travel vlog, questi 3 episodi di Valencia. Se così è stato, vi raccomando, come sempre, gratitudo, lasciare un like e un commento per dirci anche dove andremo la prossima volta, cosa ne pensate su quello che abbiamo mangiato, tutto quanto. Se conoscevate quello che abbiamo mangiato, qualcosa con la panna, che cos'era? Chi lo sa. Per quanto riguarda i travel vlog, ci vediamo tra un mesetto, perché ne uscirà un altro, perché faremo un altro viaggio il mese prossimo dopo la gara di powerlifting. Ovviamente prima di mettermi a dieta, perché dopo la gara di powerlifting ci si torna a dieta. Si torna a dieta, io ho già l'ansia, però diventerò tipo tiratissimo.
Ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ah, sì, se non l'ho ancora fatto, iscriviti qui al canale. Qua sotto. O qua sotto. Non lo so, scegli tu. Non lo so, non mi ricordo dove era. O di qua, o di qua. Iscriviti. Ciao.